Gemini Network, il network delle radio indipendenti. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Radio Grad, la radio libera e resistente. Fanno sapere, noi ce la puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci abbuffano i caffè, le caffè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Grad, di Radio Sonar, di Gemini Network. Questa è la rubrica Caffè e Cornetto, che come ogni sabato va in onda a partire dalle ore 11:30. È una rubrica di controinformazione oggi, che è 29 gennaio, sabato appunto, come di consueto del resto. Abbiamo deciso di non voler parlare delle elezioni del Presidente della Repubblica, che ormai è diventato un argomento pressoché unico all'interno della discussione politica che si può insomma seguire attraverso i media mainstream. Faccio riferimento ovviamente alle varie maratone, alla Mentana, eccetera, che ogni tot ore capovolgono l'esito possibile di questo che è veramente un teatrino di uno squallore forse inattendibile, ma del resto è espressione corretta del livello di coloro, o di una gran parte, diciamo più precisamente di coloro che affollano l'assemblea parlamentari e non solo. Bene, fatta questa precisazione, andiamo invece alla sostanza un po' di quelli che sono stati i fatti più importanti a nostro parere della settimana che si va concludendo proprio in queste ore, e partiamo dai dati strutturali appunto. In particolare, prendendo in considerazione le ultime stime fatte dal Fondo Monetario Internazionale per quanto riguarda la crescita mondiale, che sono ribassiste rispetto a quanto previsto e, aggiungo io, auspicato nel passato. Non si tratta di una riduzione molto importante dal punto di vista quantitativo, ma insomma, già dopo quella che è stata una sorta di cavalcata, una sorta di spirito battagliero, no, con cui è stato descritto un po' l'anno 2021 come l'anno del rilancio dell'economia capitalistica mondiale dopo l'annus horribilis del 2020, ovviamente queste erano parole di coloro che si erano illusi da una parte che la pandemia potesse essere agli sgoccioli già un anno fa e che collocavano all'interno del sistema di capitale grande fiducia. Ecco, tutti costoro si trovano già adesso a dover rimettere le mani appunto a queste speranze, individuando una riduzione del tasso di crescita probabile complessivo dell'anno in corso di uno 0,5%, arrivando dunque al 4,4% di tasso di crescita complessivo previsto. Ricordiamo, al 2021 invece questi numeri toccavano il 6% circa. È importante altresì notare come le ragioni appunto di questa contrazione previsionale, evidentemente parliamo solo di questo, poi a conti fatti riusciremo a dare anche una sorta di consuntivo di ciò che effettivamente è avvenuto in questo anno solare 2022, è insomma, diciamo, a contare particolarmente su questo tipo di modificazioni individuate dal Fondo Monetario Internazionale, almeno per ora, ma penso condivise anche da altri istituti sovranazionali, è la situazione di due colossi mondiali, in particolare Stati Uniti e un po' meno la Cina. Diciamo un po' meno la Cina perché ricordiamo che la Cina continua a essere l'unico paese che anche nel 2020 ha registrato una crescita delle merci prodotte, dei beni e dei servizi prodotti all'interno del proprio paese, quello che insomma in soldoni viene definito anche essere il PIL, il prodotto interno lordo.
più problematica la situazione degli Stati Uniti d'America, in cui evidentemente la condizione generale dell'economia continua a stentare e dunque gli effetti, nonostante appunto le grandi iniezioni di liquidità, i grandi stimoli Biden mai visti nella storia, già sembrano aver esauriti i propri risultati, i propri esiti più importanti e per certi versi anche auspicati. Sicuramente ad agire su tutto ciò c'è una mancanza di ripresa del mercato del lavoro, almeno in linea con i dati di crescita, questo l'abbiamo sottolineato tante volte, ma rientra nel discorso che affrontiamo oggi e che abbiamo già affrontato di rapporto di classe e dunque di necessità di ristrutturazione da parte del sistema di capitale, che passa attraverso un progressivo e almeno relativo impoverimento della classe subordinata, ossia dei lavoratori. Lo vediamo appunto sui dati sul mercato del lavoro, che mostrano in maniera indiscutibile, incontestabile, un peggioramento almeno di una grande parte dei lavoratori, in particolare diremo noi spannometricamente l'80-90% dei lavoratori più poveri. Ecco, probabilmente c'è e esiste una parte dell'elite anche all'interno della classe lavoratrice, quelle che verremo a chiamare e che era stata già chiamata da Engels come l'aristocrazia operaia, che continua e migliora le proprie condizioni di vita anche dal punto di vista monetario e salariale. Ed è così che siamo costretti a ribadire, anche in questo caso, non che ci faccia piacere, ma insomma bastava leggere i rapporti che negli scorsi anni, pandemia non pandemia tenuta in considerazione, che ci parlavano di un mondo che andava sempre più nella direzione di generare i cosiddetti working poor. Cosa vuol dire? Al di là della locuzione in lingua inglese, significa che una parte sostanziosa, e vedremo tra pochi numeri, di coloro che lavorano, e quindi non teniamo in considerazione i disoccupati in questa particolare classificazione, riceveva salari al di sotto del valore della forza lavoro, ossia salari da fame, che li collocava statisticamente all'interno della fascia dei poveri. E dunque, andando a vedere i numeri, si scopre che anche in Italia, nonostante la Costituzione italiana preveda appunto che il lavoro debba essere retribuito con un salario in linea con le possibilità di sostenere una famiglia e non solo il lavoratore stesso, ebbene le stesse istituzioni ammettono che un quarto dei lavoratori, attenzione, con contratto di lavoro, quindi non solo i poveri, diciamo coloro che non hanno un lavoro, ma anche chi lavora in nero è al di fuori da questo tipo di enumerazione, ebbene all'interno di questo sottogruppo sicuramente dei più tra virgolette fortunati lavoratori, ebbene il 25% di costoro, un quarto di coloro che ha un contratto di lavoro e lavora stabilmente in Italia, è da considerarsi povero, ossia riesce a incamerare un salario diretto, ecco questa è un'altra categoria che ci sembra importante sottolineare in questo momento, inferiore a quella che viene dalla stessa Istat, ossia dalle stesse istituzioni, in qualche maniera individuata come linea di povertà. Quindi ormai il lavoro povero si va a inserire in maniera prepotente all'interno della discussione nostra, ovviamente molto meno di quella politica, ma rappresenta una certezza di cui tutti più o meno avevamo contezza, perché lo vediamo nelle nostre famiglie, nei nostri palazzi, nei nostri quartieri, nelle nostre periferie, quanti lavoratori sono costretti anche a duplicare le proprie attività lavorando 12, 13, 14 ore pur di raggiungere un livello salariale in grado di sostenere tutte le spese. Adesso viene anche diciamo riportato dall'Istat in particolare e anche da altri studi, per cui un lavoratore su quattro, ripeto, contrattualizzato e che lavora per un numero di ore diciamo vicino alle 8 quotidiane, è povero. Oltretutto, se poi si va a vedere questa statistica in ambiti diversi, ci si accorge che proprio a livello mondiale ci si basa, cioè la produzione capitalistica più precisamente si basa su questo tipo di salari. In altri termini, più del 50% dei lavoratori a livello mondiale è un lavoratore povero. Evidentemente in fasi di crisi l'aumento del tasso di sfruttamento è una chiave per tenere a galla i profitti, ossia per reggere in piedi per quanto possibile con le maniere più
strane, più perverse diremo ancora meglio, questo sistema di capitale. Spostandoci in ambito africano, ci rendiamo conto che se si sommano i lavoratori poveri, quindi ancora qui escludendo coloro che non lavorano, che lavorano nell'economia informale, questi sono lavoratori che hanno un contratto formalizzati, con contratti formalizzati, ebbene il 70% dei lavori e diciamo delle occupazioni in Africa è di questo tipo, cioè appartiene o a working poor, lavoratori poveri, o addirittura a occupazioni vulnerabili, a conferma ancora una volta che l'imperialismo, per esistere e per far sì che nelle centrali, appunto, che possano essere l'Europa, gli Stati Uniti o anche altri luoghi del mondo, vivano in maniera opulenta, garantendo quelle briciole di cui, ripetiamo ancora una volta, Engels parlava per il proletariato, ebbene, ha necessità di impoverire tutto quanto il mondo che è circostante. Only you can take your freedom. Dunque, se per qualcuno la lotta di classe è terminata, si è ridotta o addirittura non esiste, beh, insomma, bisognerebbe far vedere semplicemente quanto questi numeri rappresentino in realtà una rappresentazione quantitativa dello sviluppo della stessa lotta di classe, che però va in una direzione ben delineata, in quanto le forze in campo sembrano essere profondamente sproporzionate nei confronti che appunto della classe che appunto in questo momento è dominante, lo è da diverso tempo e da diversi secoli ormai. L'altro elemento che ha fatto tremare, che probabilmente è importante per riuscire a comprendere quali possano essere gli sviluppi del sistema di capitale anche nel brevissimo termine, anche nell'anno corrente, è la questione dell'inflazione. Inflazione che molti definiscono carovita, rappresenta nient'altro che il reciproco del salario,
ossia in altri termini individua il numero di merci, beni o servizi o anche semplicemente rate che possono essere riferite ad acquisti di beni di consumo o di beni come la casa, per esempio, appunto questi prezzi come agiscono sull'andamento del salario. È evidente che maggiore è l'inflazione, minore è il potere d'acquisto e quindi indirettamente c'è una riduzione del salario diretto, quello che gli economisti amano chiamare salario reale. Ebbene, le stime a livello mondiale sono abbastanza importanti e fanno per la prima volta dopo tanti decenni tremare di paura molte istituzioni. E non solo, perché è evidente, come dicevo prima, che gli aumenti a cui stiamo assistendo tutti ormai da un po' di tempo fanno purtroppo ridurre pesantemente le nostre disponibilità economiche e monetarie soprattutto. Prendiamo uno studio che è stato fatto dall'ufficio studi Confartigianato su dati Banca Mondiale, Banca Centrale Europea, Istat, Commissione Europea, e ci raccontano come gli incrementi che vengono sintetizzati per ora in termini previsionali attorno al 3-4%, questa sarebbe la media della crescita dei prezzi di tutte le merci, almeno quelle più rappresentative, ebbene scendendo nel dettaglio si ottengono dei dati veramente impressionanti. Quello sicuramente che maggiormente è discusso, di cui si è parlato sebbene collateralmente, magari verso la fine di questo Caffè Cornetto cercheremo di parlarne anche noi un po' di più, è quello che è riferito al gas, un incremento del prezzo del gas in Europa tra dicembre 2021 e dicembre 2019, ossia negli ultimi due anni, più 709%, un incremento impressionante e ovviamente stiamo parlando del massimo raggiunto negli ultimi decenni. Più o meno è lo stesso che ha raggiunto anche il prezzo dell'energia elettrica, cresciuto di ben 4 volte negli ultimi 12 mesi. Quindi siamo qui anche intorno al più 300, più 400%. I prezzi di importazione dell'energia più 71% in un anno, i prezzi delle merci non energetiche più 33%, gasolio più 31%. E via dicendo, insomma, si stanno raggiungendo, si stanno, come dicono anche in televisione, bruciando record su record. È evidente che qualcosa si stia collocando sul piano sbagliato. Quello che si cercherà, che cercheranno attraverso le istituzioni sovranazionali o nazionali come le banche centrali di fare, è appunto di calmierare proporzionalmente questi andamenti che effettivamente risultano essere poco sostenibili, soprattutto perché, riprendendo quello che abbiamo detto solo qualche minuto fa, se è vero che la dinamica salariale in termini di busta paga è negativa, cioè in riduzione, aggiungere a questo un aumento generalizzato dei prezzi così di rilievo che colpendo gli energetici inevitabilmente condiziona la nostra vita di tutti i lavoratori e dunque negativamente anche il salario, fa sì che quella tendenza all'evaporazione della classe media, alla proletarizzazione ancora più precisa della classe media, sia un processo che è inarrestabile e difficilmente potrà essere ripreso nel futuro. Questo in teoria non dovrebbe preoccupare chi si trova all'apice di tutta la struttura economica, almeno apparentemente, perché poi nella sostanza una struttura capitalistica che si priva di quello che sostanzialmente è l'architrave ideologico e anche economico, ossia quella che dicevo prima, la classe media, la grande domanda pagante, appunto è qualcosa che è del tutto incompatibile o parzialmente incompatibile col sistema di capitale, che appunto ha necessità di vendere data la sovrapproduzione che, appunto, come abbiamo detto diverse volte, è senza ombra di dubbi l'elemento che maggiormente contraddistingue e caratterizza l'attuale crisi da sovrapproduzione. Dunque, i semplici annunci della Federal Reserve di quella volontà di asciugare il mercato, l'abbiamo detto anche la scorsa settimana o quella precedente, ossia la cosiddetta politica di tapering, di riduzione della quantità di moneta in circolazione proprio
per contenere, come i testi di economia ci insegnano, appunto la tendenza inflattiva e appunto ciò che si sta materializzando all'orizzonte, ossia la stagflazione, fa sì che appunto questa sostanza che tante volte abbiamo metaforicamente rappresentata come eroina del sistema economico fa tremare i polsi di molti operatori. Non è un caso che negli ultimi giorni stiamo assistendo a una grande fuga dalle borse. Addirittura si è parlato di una settimana horribilis in cui tutte le borse mondiali hanno cominciato a vacillare in maniera estremamente pesante e ovviamente le ragioni sono multiple, però la cosa importante da sottolineare è che dopo un periodo di crescita incredibile, completamente slegato dall'andamento dell'economia reale, ossia quella strutturale, dalla produzione di valore e plusvalore, merci e servizi, stiamo parlando sempre della stessa identica cosa, ecco, comincia quell'effetto sgonfiamento delle bolle speculative che non c'è stato neanche durante il periodo di Covid, in cui le borse del mondo, di tutto il mondo, sono riuscite a registrare record sempre crescenti. Ebbene, semplicemente il tentativo o la esplicitazione di una volontà di attuare una politica monetaria restrittiva, ossia di contrarre la liquidità di fatto regalata dalle banche centrali agli operatori, ovviamente privati, fa sì che si intraveda una sorta di cataclisma sul mercato finanziario. Per ora è solamente uno scenario plausibile. Si manifesta attraverso delle oscillazioni molto forti, molto più forti di quello che potesse essere atteso fino a qualche settimana fa. Di certo nelle prossime settimane sarà molto importante cercare di capire in che direzione si vada, non perché sia così di rilievo studiare, analizzare il mercato finanziario, bensì perché, come appunto è noto e cercheremo di approfondire fra un minuto dopo lo stacco musicale, ecco, c'è comunque una relazione tra mercati speculativi e mercati reali, ossia lì dove si produce valore e plusvalore. Dunque questa relazione diviene più importante nel momento in cui appunto ci si trova in una frase non di nuova accumulazione, o comunque di una nuova accumulazione molto ritardata, molto parziale, molto al di sotto di quanto ci si attendesse, nonostante appunto gli sforzi effettuati in termini di politica monetaria e soprattutto di politica fiscale. Faccio riferimento ovviamente al Biden Stimulus o anche ai vari, diciamo, PNRR in ambito italiano, ossia ai fondi apparentemente messi dalla Unione Europea. Evasione, tanto ossessione di una rappresentazione che confonde la mia vita con la sua simulazione. Evasione, un solo grido, evasione, tanto ossessione di una rappresentazione che confonde la mia vita con la sua simulazione. Spingiamo il reggae per la gente che ancora non smette di volerne. Sempre più prepotente si sente sto ritmo nel sangue. 11 anni di autoproduzioni coi compari, cari produttori, non censurerò i miei brani. Tuoi bavagli metti degli inutili ideali di chi si vende l'anima in cambio di quattrini. Senti questa musica, il coltello tra i denti, se speri in un aiuto sai che tu affondi. Nessuno investirà su sti bassi fondi, è meglio che t'arrendi. Senti questa musica, il coltello tra i denti, se speri in un aiuto sai che tu affondi. Nessuno investirà su sti bassi fondi, è meglio che t'arrendi. Evasione, un solo grido, evasione, tanto ossessione di una rappresentazione che confonde la mia vita con la sua simulazione. Evasione, un solo grido, evasione, tanto ossessione di una rappresentazione che confonde la mia vita con la sua simulazione. Sono teledipendente, l'ora d'aria insufficiente, balza sempre nella mente qualche immagine straziante. Quel sedere di Belen o reality invadente, o un sisma che diventa entertainment permanente. Ma io ti voglio toccare, io ti voglio annusare, voglio sapere se sei uomo o donna animale. Voglio sentire il profumo per sentire il fettore, sentire male se è il caso.
vai non stia male, senza prima chiarire se sia finto reale. Evasione, un solo grido, evasione, l'ossessione di una rappresentazione che confonde la mia vita con la sua simulazione. Evasione, un solo grido, evasione, l'ossessione di una rappresentazione che confonde la mia vita con la sua simulazione. Generale, mo che ci tocca fare, trovare da suonare non è più facile. C'è qualcuno che mantiene per le palle questa industria, sforna gente che non serve, sempre che spinge il reggae. Oggigiorno c'è bisogno di un supporto sempre grande quando è in ballo sto prodotto. È importante che ogni gruppo prima o poi si renda conto che la cosa migliore resta l'autoproduzione. Evasione, evasione, sembra tutta una finzione che sta diventando moda nella mia generazione. Lancio sul messaggio per trovare l'opposizione, star su fino a mattina per fare un mondo migliore. Ma poi la tele vedo fiori plasmati, amici di nessuno e sempre più paraculati. Quindi uso la musica, unisco le persone, facciamo gruppo per cercare di organizzare. Evasione, un solo grido, evasione, l'ossessione di una rappresentazione che confonde la mia vita con la sua simulazione. Evasione, un solo grido, evasione, l'ossessione di una rappresentazione che confonde la mia vita con la sua simulazione. Dicevamo prima dello stacco musicale, per cui continuiamo a ringraziare, non ce lo dimenticheremo mai, Peppe per la sua capacità di scelta di pezzi veramente notevoli, tutti, lo ribadiamo, copyleft, quindi privi del diritto d'autore. Ebbene, dicevamo prima dell'importanza di sottolineare la relazione che esiste tra il mercato cosiddetto speculativo, diciamo ancora meglio il capitale fittizio, e il capitale produttivo di valore, plusvalore o comunque di merci e servizi, perché nel passato, e qui è sempre importante sottolinearlo, si è confuso anche in ambito diciamo di analisi economica tra compagni e compagne il nesso che lega il capitale speculativo con il capitale industriale, se appunto ammettiamo, ma per ora non concediamo, questo tipo di scissione. Primo, proprio per quello che ho detto, la proprietà di questi due tipi di capitali è comune. Ormai sono diciamo decenni e probabilmente secoli che, come già denunciava inizio del secolo passato Hilferding, si è creato il capitale finanziario, ovviamente ripreso anche da Lenin, ossia di una simbiosi sostanziale tra il capitale bancario e il capitale industriale, per cui è la stessa proprietà che può decidere di investire del denaro da una parte, ossia producendo plus valore passando attraverso la merce o attraverso i servizi, oppure mandando appunto in ambito speculativo questo capitale, che è un capitale fittizio e che cerca di generare una maggiorazione di questo capitale non passando per la merce, quindi un D trattino di primo, se vogliamo mantenere una definizione in ambito marxiano. Quindi questa è la prima differenziazione. Non esiste pertanto, e per questo è importante sottolinearla, una differenziazione, una distinzione formale, come abbiamo visto, ma anche sostanziale. Per quale ragione? Perché tante volte si è cercato di attribuire, dicevo un secondo fa, già nel 2008, la colpa di tutte le difficoltà in cui il sistema economico si trovava sul capitale fittizio, come se fosse qualcosa di distinto, appunto, la cosiddetta finanziarizzazione dell'economia, che è un fenomeno che così detto non è in grado di descrivere adeguatamente la fase attuale. Perché se da una parte è vero, è innegabile ed è importante anche qui sottolinearlo, che gli scambi in ambito di borsa di derivati sia cresciuto enormemente fino a superare in maniera quasi incomprensibile dal punto di vista complessivo e numerico la produzione reale, d'altra parte è importante anche qui distintivo sostenere come non esiste un capitale buono e un capitale cattivo, bensì il capitale come tale, come rapporto sociale, agisce a tutti i livelli pur di creare profitto. Pertanto la narrativa per cui si è sostenuto in diversi ambiti che la finanza senza regole
abbia inginocchiato l'economia reale e quindi determinato la crisi è qualcosa che è del tutto illogico e controintuitivo. Infatti, come dicevamo prima, la questione va del tutto capovolta e l'andamento e il rigonfiamento delle bolle speculative è l'effetto della crisi da sovrapproduzione. In altri termini, l'impossibilità di riuscire a collocare su un mercato reale, cioè di passare attraverso la produzione di valore plus valore e quindi realizzare attraverso una semplice produzione industriale o di servizi del profitto, determina che molti capitali, pur di autovalorizzarsi, cioè pur di produrre profitto, siano costretti, e spesso lo fanno volentieri, a passare attraverso i giochi di borsa. Quando c'è un periodo come quello che ci ha preceduto, lo abbiamo detto in diverse occasioni anche in passati caffè e cornetto, appunto situazioni in cui c'è il cosiddetto rally prolungato di borsa, per cui i valori si scostano molto, cioè il Buffett Indicator da questo punto di vista, che è molto semplice da trovare all'interno anche di semplici siti internet, che racconta questo scollamento. Allora c'è un'euforia di borsa che però è ingiustificabile perché non è assolutamente legata a una crescita sostanziale dell'economia. Lo dicevamo prima dello stacco musicale, che anche durante il Covid, dinanzi a disastri dell'economia reale, molti indici di borsa festeggiavano. Ed è evidentemente il metro dell'incoerenza che esiste dal punto di vista numerico. Però d'altra parte ci si trova in una necessità da parte del capitale di passare attraverso questi mercati, perché se la merce non può essere venduta perché ce n'è troppa, perché il mercato è limitato, allora pur di fare i soldi si va appunto in questi ambiti. E dunque non deve stupire che proprio nelle fasi di maggiore crisi sistemica si vadano a sviluppare dei mostri. L'abbiamo visto con le cryptocurrency, più famosa tra tutte è quella di Bitcoin, tanto per dirne una. Lo vediamo anche adesso, è una cosa ancora più moderna e più per certi versi importante, che è quella del metaverso. Da questo punto di vista ci sono molte critiche, molte opinioni discordanti, soprattutto per quanto riguarda la cryptocurrency, cioè i bitcoin, le criptovalute più precisamente. Che ci sia una puzza di capitale fittizio, di speculazione, insomma, è abbastanza evidente a tutti. Molte remore risalgono all'origine probabilmente della cryptocurrency, nata in una situazione di diciamo mancanza di controllo istituzionale. Attualmente, come abbiamo già detto, lo scorso caffè cornetto finisce per essere anche di rilievo per quel che concerne eventi bellici come quello del Kazakistan, o abbastanza assimilabili. Ricordate, no? Dicevamo che il 18% dei bitcoin veniva prodotto proprio in Afghanistan, con un inquinamento spaventoso. Ebbene, si scopre, c'è un ottimo articolo che vogliamo segnalare, uscito sul Jacobin di qualche mese fa, se non ricordiamo male, in cui appunto si dimostra che la cryptocurrency non è solamente una bolla speculativa, ma è proprio un gioco che determina frode, ossia si basa su un gigantesco Ponzi game, uno schema di Ponzi. Se voi ricordate, questo Ponzi game uscì insomma alla ribalta per i non addetti ai lavori, soprattutto quando si scoprirono quelle famose scatole cinesi attraverso cui venivano gestiti i mutui subprime in ambito statunitensi dal 2008, o insomma soprattutto negli anni precedenti. Poi la questione è emersa con tutta la sua forza dal 2008 in poi. Insomma, nell'articolo a cui faccio che invito a leggere ovviamente a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, ci sono tutti i dettagli per cui, insomma, secondo costoro, e mi sembra l'articolo sia ben documentato, anche il Bitcoin risulti appartenere a questo pericolosissimo gioco speculativo, una catena di Sant'Antonio sostanzialmente, in cui alla fine, arrivando proprio al dettaglio
della questione, i soldi di fondo non esistono, è tutta quanta una illusione che prima o poi uscirà allo scoperto, determinando dei crolli spaventosi soprattutto per chi ha fatto leva su queste ricchezze, che sono tutto fuorché reali, bensì assolutamente virtuali, ma nel senso stretto del termine, cioè che non esistono fin quando non vengono realizzate attraverso vendite, eccetera. Un'altra questione che probabilmente verrà ulteriormente approfondita nei prossimi anni, ed è molto prossima a questa follia delle criptovalute, che sono cose ben distinte, voglio dirlo, perché insomma molte discussioni li ho notate essere distorte da magari una mancanza di conoscenza approfondita. Dicevo, c'è una distanza netta tra la tecnologia blockchain, che è interessante, e quello che sono le cryptocurrency. Questo non lo approfondisco, ma voglio precisarlo prima di essere insomma frainteso da questo punto di vista, cosa che non mi fa piacere. E invece c'è il metaverso, no? Un qualcosa che ancora comincia a essere famoso prevalentemente per la dichiarazione recente del fondatore di Facebook, appunto, di voler passare sul metaverso. Molto di voi e molti di noi, me compreso, ne hanno sentito solamente parlare così un po' dagli articoli. Quello che diviene molto importante, e lo diciamo come elemento che si connette appunto alla necessità di investire su qualsiasi livello speculativo, che addirittura sembra che adesso comincino a interessarsi a degli investimenti virtuali che insomma non hanno nessuna sostanza alla base, anche dei grandi gruppi come per esempio PricewaterhouseCoopers, PwC, o anche altri investitori insomma abbastanza di livello, per cui sembra che stiano cominciando addirittura a essere valutati degli immobili in questo mondo che è del tutto virtuale, tra l'altro connesso anche a dei giochi che sembrano innocui ma sembrano essere poi qualcosa che nel futuro avranno un'importanza di rilievo, attraverso tecnologie, i token non fungibili, che è un metodo che viene utilizzato per scambiare all'interno di questo metaverso, che sarebbe una sorta di realtà aumentata di cui obiettivamente conosciamo poco, al di là di quello che abbiamo letto sui giornali. Ci si connette anche una realtà artistica che, ricordate, tempo fa individuammo come poter essere anche essa un luogo in cui riuscire a collocare molti denari che venivano diciamo fittiziamente guadagnato in ambito speculativo. Ebbene, sembrerebbe anche questo uno sfogo del mercato mondiale, che in assenza di spazi per riuscire ad autovalorizzarsi utilizza questo tipo di invenzioni tecnologiche, per carità molto affascinante, per riuscire a individuare, a trovare degli spazi di respiro maggiore. Chiaramente la questione del metaverso non si esaurisce in questa maniera, è suscettibile ed è necessario appunto approfondirla di più, per cui invito tutti e tutte a seguire Caffè Cornetto, quando ovviamente ne parleremo, ma anche del materiale che progressivamente verrà prodotto in internet o sui vari quotidiani o riviste. Però è importante, da una parte, non rifiutare immediatamente, come purtroppo spesso accade, queste nuove tecnologie, dall'altra non idolatrarle a qualcosa di rivoluzionario, perché ricordiamole, sono sempre e profondamente ancorate a un sistema di capitale che è in difficoltà spaventosamente grave, nonostante, diciamo ancora una volta, le iniezioni di denari pubblici che sono stati regalati alla classe dominante, e dunque necessita di queste parentesi affascinanti per riuscire a prendere delle piccole e limitate boccate di ossigeno. Riunione di menti, bombe intelligenti, riunione di scaltri, dalle mani pesanti! Riunioni di menti, che soprattutto genti, di ogni nazione, di ogni colore, serpendo a morte, terrore.
riunioni di scaltri, dalle mani pesanti, servendo guerre, prendendo pace, puntando un'arma che non tace. Signore X, riunioni perverse, armi sotto la veste, di un avvocato, di un notaio, di un paese guerrafondaio. Riunioni di menti, che sopra sono genti, di ogni nazione, di ogni colore, serpendo morte e terrore. Bombe dirigenti che ammazzano genti, di ogni azione, di ogni colore, portando morte e terrore. Invocano santi, fa piacere lamenti, voci straziate di volti stanchi, senza né dubbi né pianti. O signore X, promuovono guerre, invadono terre, terre bruciate, terre malate, sfruttando una finta pace. Riunioni di menti, che sopra sono genti, di ogni nazione, di ogni colore, serpendo morte e terrore. Chiudiamo con un riferimento a quanto sta avvenendo vicino casa nostra, sostanzialmente al confine orientale dell'Europa. Ne ha già parlato Marcelli, quindi non andremo nel dettaglio, però di certo questo incremento di prezzi di cui abbiamo parlato a principio di questo caffè cornetto non può essere scisso dalla potenziale guerra ucraina o le forme di destabilizzazione in Kazakistan. Al di là dei dettagli, è anche questo un elemento che va a rafforzare l'idea che il sistema di capitale stia vivendo nuovamente una fase molto pesante in termini di accumulazione, perché è chiaro che la questione dell'Ucraina descriva in maniera bellica ciò che effettivamente avviene in termini economici, cioè un accerchiamento progressivo di quella che era la cooperazione di Shanghai, abbiamo detto anche dell'accordo in ambito asiatico che coinvolge ovviamente Russia e Cina, e dunque lo scontro tra imperialismi e l'aggressione, possiamo anche dire così, soprattutto del capitale più in difficoltà, come abbiamo detto, essere quello europeo innanzitutto e anche statunitense,
mostra appunto la gravità della crisi in generale, poiché l'innalzamento dello scontro è un metro abbastanza importante di queste difficoltà. Del resto il capitale continua a essere in difficoltà, non l'abbiamo detto, oggi abbiamo tralasciato anche questo tema, ma non possiamo dimenticare le difficoltà con cui sta cercando di gestire una pandemia che lui stesso ha generato. In Italia muoiono 400-500 persone al giorno, sembra essere un qualcosa che non tange minimamente le attività commerciali soprattutto, mentre le scuole continuano nella loro chiusura, nelle loro, nei loro ammalamenti, perché i ragazzini più o meno sono tutti stati colpiti da Omicron, quelli che hanno frequentato la scuola, e sembra esserci generalizzata, lo denunciavamo anche la settimana scorsa, una rassegnazione, come se la Omicron fosse qualcosa che non desti particolari preoccupazioni. Probabilmente non è così, lo vedremo nei prossimi anni e nei prossimi mesi. Negli Stati Uniti si raggiungono record di 2100 morti in una sola giornata, non fa più notizia, probabilmente la stanchezza anche fa diciamo, ha una importanza di rilievo in tutto ciò. E però ecco, di positivo c'è che tutti cominciano a sostenere che siamo vicini alla traduzione di una pandemia in endemia, ossia a una possibile controllabilità del fenomeno a seguito appunto dell'arrivo della Omicron. E però bisogna dire, ovviamente noi ce lo auspichiamo tutto questo esito, però c'è da dire che gli stessi che si vantavano del fatto che il sistema di capitale era stato così efficiente da riuscire a creare i vaccini per interrompere la catena dei contagi, insomma è abbastanza evidente che abbiano sicuramente avuto un effetto importante, ma non da argine completo alla pandemia, per ragioni che abbiamo già discusso e che sintetizzo, si possono individuare nella necessità di fare profitto attraverso i brevetti che non sono stati mai liberati. E dunque possiamo altresì dire che il passaggio da Delta a Omicron, che è quello che probabilmente determinerà, come auspichiamo tutti, il passaggio appunto da pandemia ad endemia, non è un successo del capitale, perché i vaccini non hanno interrotto di fatto la catena dei contagi, bensì, se è vero che si tratti di un salto di specie, doppio salto di specie, come è sostenuto da ormai diversi articoli che sono in via di pubblicazioni, dobbiamo dire che i topi, cioè la specie attraverso cui abbiamo tradotto il virus da Delta ad Omicron, sono stati molto più efficaci di tanti miliardi e di tante capacità del tutto presunte da parte del sistema di capitale di gestire una situazione che non è riuscita a gestire, anche perché, come abbiamo raccontato in questi minuti di questo caffè e cornetto, la crisi continua a essere ancora pesante come lo era prima della pandemia, e il recupero paventato non è stato in grado di soddisfare il capitale in gran parte, nonostante il massiccio intervento pubblico. E d'altra parte ci si trova dinanzi a una società che è profondamente sfilacciata e dunque molto difficile da gestire se non attraverso un dispotismo, ecco, diciamo così, sempre crescente, le cui forme purtroppo sembrano essere sempre più evidenti dinanzi ai nostri occhi. Bene, io a questo punto colgo l'occasione per augurare a tutti gli ascoltatori e a tutte le ascoltatrici un buon fine settimana e darvi appuntamento alla prossima che verrà, cioè sabato. Il numero, ve lo dico subito, sarà sabato 5 febbraio. Un abbraccio a tutte e a tutti. Nada sole, le caffè, e mai niente ci fanno sapere. Noi ci puzzamme e fammo sanno tutto quanto, e invece ci aiuta, ci buffa le caffè. Nada sole, le caffè. Gemini Network.
il network delle radio indipendenti. Sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Antonio Gramsci, scritti giovanili. Radio Grad, la radio libera e resistente.